Nel 2019 il mondo ha celebrato i 50 anni da una delle più grandi imprese tecniche e scientifiche mai raggiunte dall'umanità, il primo sbarco sulla Luna. Eppure resiste un piccolo gruppetto di persone che non crede che l'uomo sia mai andato per davvero sulla Luna e anzi sostiene che le riprese dell'allunaggio sarebbero opera niente meno che del regista Stanley Kubrick. Ma quanto sono credibili queste affermazioni? È quello che cercheremo di capire nel primo episodio di questa nuova stagione di Strane Storie. Forse lo facciamo al coperto. Ben ritrovati, io sono Massimo Polidoro e questo è il primo episodio della nuova serie di Strane Storie. Dopo la pausa estiva, il Cicap Fest e l'inizio della nuova serie del martedì, il Complotto Quotidiano, è arrivato il momento di ricominciare, di tornare a indagare le storie più incredibili di sempre. E come vedete abbiamo anche cambiato casa. Devo dire che nella casetta del bosco, ve la ricordate, iniziavano a manifestarsi inquietanti presenze. Tarli. Ecco, e come forse sapete, ora siamo naviganti. E questo infatti è il nuovo nome della nostra community, della nostra comunità, i naviganti spinti dal vento della curiosità che ci porta ad esplorare il grande mare dell'ignoto, guidati come sempre dal lume della ragione. E dunque non poteva esserci luogo migliore di questo faro misterioso che potesse illuminarci la via. Ed è proprio per rendere più agevole la nostra navigazione che ho scritto Il Mondo Sottosopra, il nuovo libro, il nostro manuale di bordo, se vogliamo. Un libro che mi ha richiesto anni di lavoro, ma con il quale credo di essere riuscito a fotografare la realtà in cui stiamo vivendo, dove i fatti e la verità sembrano essere diventati un punto di vista in mezzo agli altri. E uno degli esempi in cui il rifiuto dei fatti appare più clamoroso è proprio quello che riguarda lo storico sbarco dell'uomo sulla Luna. Quali sono i motivi che spingono alcuni a dubitarne e quali le risposte della scienza? È ora di scoprirlo. 50 anni fa, tra il 20 e il 21 luglio 1969, l'uomo compiva una di quelle imprese capaci di scandire i tempi della storia, come la caduta dell'impero romano o la scoperta dell'America. Quel giorno, alle 15:17 di Houston, nel Texas, e alle 22:17 in Italia, il modulo lunare Eagle, con a bordo Neil Alden Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, toccava il suolo lunare. Iniziata come una sfida lanciata nel 1961 dal presidente Kennedy, la conquista della Luna diventa l'obiettivo prioritario della NASA, un obiettivo da raggiungere entro la fine della decade. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Il programma Apollo si rivela uno sforzo immane che coinvolge oltre 400.000 persone, ma che, nonostante difficoltà, passi falsi e tragedie, si conclude con un successo che rappresenta un trionfo per l'intera specie umana e non solo per gli americani. Perché anche se la corsa allo spazio era nata come una gara per la supremazia tecnologica e per il dominio dell'orbita terrestre tra Stati Uniti e Unione Sovietica, lo sbarco dell'uomo sulla Luna rappresenta davvero il coronamento di un sogno che uomini di ogni nazione e ogni epoca hanno coltivato. Eppure, così come ci sono coloro che non credono che i nostri antenati abbiano costruito le piramidi, Stonehenge o le statue dell'isola di Pasqua, allo stesso modo alcuni credono impossibile che l'uomo sia veramente sbarcato sulla Luna e preferiscono immaginare che l'impresa sia stata girata in gran segreto dalla NASA in uno studio cinematografico con l'intervento niente meno che del grande regista Stanley Kubrick, autore tra l'altro di 2001 Odissea nello spazio.
prima di pensare che si tratti solo di qualche lunatico stravagante, vale la pena sottolineare che un sondaggio effettuato nel 1999 negli Stati Uniti dalla società specializzata Gallup rivelava che il 6% degli americani riteneva che gli sbarchi sulla Luna furono falsificati o simulati. Può sembrare poco, ma il 6% su una popolazione come quella degli Stati Uniti equivale a qualcosa come 18 milioni di persone. Davvero tantissima gente, e sondaggi condotti negli anni successivi hanno confermato questo dato. E proprio per cercare di fare chiarezza tra i dubbi e i sospetti che circondano le missioni Apollo e in particolare gli sbarchi sulla Luna, che nel luglio 2019 ho curato su questo argomento uno speciale per il canale televisivo Focus. 38-year-old Neil Armstrong will begin to step down the 9 steps of the lunar landing module. Io sono Massimo Polidoro e vi aspetterò dopo i titoli di coda per indagare insieme le teorie del complotto. Luna, ci siamo andati davvero? Insieme a me era il massimo esperto italiano sul tema dei complotti lunari, un giornalista conosciutissimo per il suo attento lavoro di verifica delle notizie, Paolo Attivissimo. Le teorie di cospirazione piacciono, sono delle belle storie. E anche oggi Paolo sarà con noi per rispondere ad alcuni dei dubbi più diffusi. Tanto per cominciare, è bene dire che nutrire dubbi in qualunque ambito è sempre un'abitudine sana, soprattutto nei confronti di quelle che sono le narrazioni ufficiali. L'incredulità, nel caso degli allunaggi, non è comunque strana. All'epoca la copertura mediatica fu molto diversa da quella che ci si potrebbe aspettare oggi. Dichiarazioni, foto, filmati erano condivisi con il contagocce, al fine di trasmettere comunque l'idea che tutto fosse perfetto. E fino a non molto tempo fa gli archivi della NASA non erano così facilmente accessibili. Ricordiamoci che l'America e la Russia erano in un conflitto permanente, che non si manifestava con una guerra sui campi di battaglia, ma piuttosto con una tensione costante, una sfida quotidiana che si giocava sull'idea di essere forti e minacciosi, armati fino ai denti e pronti a devastare il nemico in caso di attacco. La guerra fredda che si viveva in quegli anni era qualcosa di assolutamente tangibile per tutti, in qualunque parte del mondo. Personalmente ricordo benissimo, da bambino, i telegiornali dove la minaccia di una catastrofe nucleare rappresentava un argomento quotidiano. Vi segnalo anche a questo proposito lo speciale che ho condotto, sempre su Focus, dedicato proprio a una delle tante basi segrete che si trovavano nel nostro paese e che erano pronte a intervenire in caso di conflitto, la base Tuono. Base Tuono, un segreto della guerra fredda. In Prima TV, mercoledì 6 novembre, alle 21.15, su Focus. In un clima come questo, dunque, non sorprende che non ci fossero coperture istantanee, ampie e piene di dettagli come potremmo averne oggi. E non stupisce che ci fosse anche chi, in mancanza di foto o di documenti, propinasse anche qualche bufala al pubblico. Un esempio storico è quello del quotidiano Il Messaggero, che non avendo ancora a disposizione foto della prima impronta dell'uomo sulla Luna, perché doveva ancora essere diffusa, decise di metterne in prima pagina una realizzata in casa, con uno scarpone qualunque impresso sulla sabbia. E tutti naturalmente ricordiamo anche il celebre errore di Tito Stagno, che facendo la cronaca dell'allunaggio dall'Italia e dovendosi basare solo su un commento audio in inglese che arrivava nelle cuffie distante per niente chiaro, annunciò che l'uomo aveva toccato il suolo lunare qualche istante prima che avvenisse per davvero. E poi c'è un altro elemento da considerare, cioè il fatto che tutto successe in modo davvero molto rapido. Se pensiamo che il primo aereo dei fratelli Wright si era staccato da terra solo nel 1903
Il primo satellite artificiale era andato in orbita nel 1957 e il primo volo spaziale umano, quello del russo Yuri Gagarin, era del 1961. Ecco che immaginare solo 8 anni dopo l'uomo cammina sulla Luna, comprensibile che lasciasse sconcertati tanti. E dunque non deve meravigliare se ci fu, così come c'è ancora, chi non si fida e immagina un grande complotto. Un complotto per simulare l'allunaggio e dimostrare magari ai russi di essere più avanti di quello che si era in realtà. A mettere in circolazione questa idea nel 1974 è un libro, Non siamo mai andati sulla Luna, firmato da Bill Kaysing, presentato dai complottisti come un insider, uno cioè che conosceva molto bene il progetto Apollo per averci lavorato direttamente. In realtà è una bugia. Kaysing si occupava solo di alcune pubblicazioni tecniche di un'azienda, la Rocketdyne Research, che avrebbe collaborato con la NASA per costruire i motori dei razzi poi usati nelle missioni Apollo. Solo che c'è un problema. Kaysing lasciò la Rocketdyne nel 1963, prima ancora cioè che iniziassero i lavori per le missioni lunari. Delle missioni Apollo, per sua stessa ammissione, non solo non sapeva nulla di inedito, ma nemmeno seguì mai le missioni in televisione. Ciò nonostante, il suo libro, insieme all'uscita nel 1978 di Capricorn One, un film in cui si raccontava la simulazione dello sbarco americano su Marte, che sarebbe stato invece realizzato dalla NASA in uno studio cinematografico, ebbene tutto questo contribuì a diffondere il sospetto che forse sulla Luna non ci siamo mai andati per davvero. Solo che le cose non sono così semplici. Per cominciare, e questa è una caratteristica che trovate veramente sempre nelle teorie del complotto meno plausibili, non c'è un'unica interpretazione di come sarebbero andate le cose. Sulla Luna, infatti, l'uomo non c'è andato una sola volta, ma 6 volte, da Apollo 11 ad Apollo 17. Come tutti sappiamo, infatti, grazie anche al film che ricorda quell'impresa, Apollo 13 fu costretta a rinunciare per una serie di guasti e di problemi alla navetta, risolti in maniera brillante dagli astronauti, ma che impedirono loro di atterrare sul satellite. E dunque, che cosa dice chi non crede all'uomo sulla Luna? Nega in assoluto che l'uomo sia mai sbarcato sul nostro satellite e dunque che tutte quante le missioni Apollo furono falsificate? Oppure si riferisce solo alla prima, quella dell'Apollo 11. Paolo Attivissimo, che ne ha parlato di recente proprio al CICAP Fest, individua 4 tipi diversi di teorie del complotto. Primo gruppo è quello di chi dice che è tutto finto. C'è un gruppo di complottisti che dice no, le foto sono tutte false, tutte le riprese fatte nelle missioni lunari sono state fatte in realtà in studio e lo abbiamo capito noi che siamo più perspicaci degli altri perché ci sono delle prove evidenti, guarda c'è la bandiera che sventola, ci sono le stelle che mancano e via dicendo. Dal loro punto di vista quindi sarebbe tutto falso. Altri non sono d'accordo e dicono che non tutte le missioni sono false. No ragazzi, avete torto. Allora, premesso che la NASA mente sempre, ma anche questi complottisti hanno sbagliato. Alcune missioni sarebbero vere, altre sarebbero false. Poi gli vai a chiedere quali vere, quali false, e cominciano a titubare, dice, ma non lo so, Apollo 11 è vera? No, Apollo 11 è finta, però la 12 è vera, lo vedi perché hanno cambiato lo stile delle fotografie. Insomma, si costruiscono tutta una serie di film mentali molto interessanti. Il terzo gruppo dice invece che sulla Luna ci siamo andati davvero, ma... Siamo andati sulla Luna, è tutto vero, tranne le fotografie. Le fotografie infatti, siccome sono arrivati sulla Luna, si sono resi conto, che sbadati, sulla Luna fa caldo, fa freddo, la pellicola si squaglia e si ghiaccia, quindi ce ne siamo accorti all'ultimo momento, facciamo tutte le foto in studio. E infine il quarto gruppo con la versione più stupefacente di tutte. Sulla Luna in realtà ci siamo andati. Le foto che vi hanno fatto vedere sono false perché quelle vere non ce le vogliono far vedere. Perché quando sono arrivati sulla Luna hanno trovato che era già occupata. Ci hanno detto no, guarda, andate a casa ed è per quello che dal 1972 non ci torniamo più. In effetti, come è facile capire, ciascuna teoria contraddice tutte le altre. Se una sola di queste fosse vera, è evidente che le altre non possono esserlo. E dunque, chi ha ragione? E
questa, secondo me, battute a parte, riassume un po' il problema del cospirazionismo sugli sbarchi sulla Luna. Non c'è una versione alternativa, ce n'è una costellazione. Non si mettono d'accordo per dire: no, noi abbiamo ricostruito, abbiamo preso i dati, abbiamo analizzato, abbiamo capito che le cose sono andate così. No, ciascuno ha il proprio filo nella propria corrente di pensiero. Mentre la ricostruzione tecnica, fattuale, storica è una sola. Possiamo discutere su una frase, su un dettaglio, ma l'architettura generale di quello che è successo di quelle 6 missioni è pubblica, documentata rigorosamente, non solo dagli americani, ma da tante altre fonti che vedremo in questa sintesi. Tuttavia ci sono diversi elementi che sollevano i sospetti dei più, ed è proprio su questi che possiamo concentrarci ora. E cominciamo dalle fotografie. L'idea è che furono realizzate su un set cinematografico e non sulla Luna, e che questo sarebbe evidente da alcuni dettagli. Per esempio, si chiedono alcuni, come mai non si vedono le stelle nelle foto degli astronauti? Forse perché quello alle loro spalle è un set cinematografico con un grande lenzuolo nero a simulare lo spazio? Ma ci si è dimenticati di mettere delle lucine per simulare le stelle? Al di là del fatto che fa sorridere come minimo pensare che un regista come Kubrick, noto per il suo perfezionismo, si sarebbe dimenticato di sistemare le stelle. Ecco, il vero motivo per cui non si vedono risiede nel fatto che la superficie della Luna era illuminata a giorno dal Sole e le fotocamere erano regolate per mettere a fuoco gli oggetti vicini, non quelli lontani. Per capirci, c'è una prova molto semplice che chiunque può fare, che potete fare anche voi. Provate ad andare in uno stadio illuminato di sera. Mettetevi al centro del campo e cercate di fotografare le stelle. Non ci riuscirete, perché sono troppo fioche al confronto con la luce forte delle lampade. Altro dubbio, perché nelle foto sulla Luna l'orizzonte sembra vicinissimo, proprio come se fosse quello di un set fotografico? La ragione di questo effetto risiede nel fatto che l'ambiente lunare non è paragonabile a quello terrestre, non c'è atmosfera. Il diametro della Luna è poco più di un quarto di quello terrestre. Di conseguenza, la linea dell'orizzonte dista solo 2,4 km dall'occhio, sulla Terra dista 4,7. A creare l'illusione di vicinanza poi contribuisce anche il fatto che non ci sono i punti di riferimento a cui siamo abituati, come alberi, case, pali della luce. Inoltre, la mancanza di atmosfera rende l'aria perfettamente trasparente, mentre sulla Terra più si guarda lontano e più l'orizzonte sembra sfocato, proprio per la presenza dell'aria. Sulla Luna non è così. Se noi guardiamo le immagini di una passeggiata degli astronauti, per esempio quella di John Young e Charlie Duke di Apollo 16, vediamo alle loro spalle un masso che sembra vicinissimo, ma man mano che camminano loro diventano sempre più piccoli e il masso più grande. Infatti è enorme, 16 metri per 20, come un palazzo di 4 piani, ma la nitidezza delle immagini altera ai nostri occhi la percezione corretta delle distanze e delle dimensioni. Figuriamoci poi se qualcuno avesse dovuto realizzare un set cinematografico con questo tipo di distanze, che fosse perfettamente illuminato e ovviamente sottovuoto, spinto, per creare questo effetto di nitidezza. È davvero impossibile da credere. Ma se non c'è atmosfera, allora com'è possibile che i rover lunari sollevino nuvolette di polvere? Infatti non la sollevano. Quella che alzano è la sabbia, che, alzata dalle ruote, slanciata, crea un arco e poi ricade a terra, senza creare polvere. È un dettaglio che pochi immaginavano, tanto che quando proprio Kubrick realizza per il suo capolavoro 2001 Odissea nello spazio del 1968, ecco, quando deve mostrare un'astronave che scende sulla Luna, le fa sollevare la polvere. Ma sulla Luna questa sequenza non avrebbe mai potuto verificarsi. D'accordo, dicono poi i dubbiosi, sulla Luna non c'è atmosfera. E allora come si spiega il fatto che la bandiera americana sventola?
Evidentemente qualcuno non si è accorto di qualche spiffero nel capannone dove si sono fatte le riprese, il capannone gigantesco, che la fa dondolare e quindi evidentemente c'è l'aria. Beh, non è così. La bandiera non sventola, ma è tenuta tesa da un'asticella orizzontale sul bordo superiore. Una scelta che è stata fatta volutamente per evitare di piantare una bandiera che altrimenti sarebbe rimasta floscia. Nelle occasioni in cui sembra oscillare da sola è perché un astronauta la urta per sbaglio o perché dalla capsula in partenza escono getti d'aria che la fanno oscillare. Se sono riprese autentiche, si chiedono poi alcuni, come è possibile che una telecamera riprenda dall'esterno Neil Armstrong, visto che è lui il primo a mettere piede sulla Luna? Significa forse che in realtà c'era qualcun altro a filmarlo e che quella non era la Luna? Ancora una volta, davvero qualcuno pensa che Kubrick o chiunque altro, a dir la verità, anche il regista più scarso, potrebbe realizzare un falso filmato dell'allunaggio e filmarlo da fuori come in un film senza rendersi conto di un errore tanto ovvio? E infatti non è così. Molto più semplicemente era stata installata una telecamera automatica proprio per avere una documentazione visiva di quello storico primo passo. C'è un problema, dicono i dubbiosi. L'Apollo 11 non era schermato dalle radiazioni, eppure gli astronauti non ne hanno risentito e nemmeno i rullini fotografici. Com'è possibile? La Terra, in particolare, è circondata da una cintura di radiazioni, le fasce di Van Allen, a cui è pericolosissimo avvicinarsi. Come possono gli astronauti averle attraversate, uscendone indenni? In verità era un problema molto noto all'epoca. Una sonda russa, la Zond 5, attraversò le fasce nel 1968 per le missioni Apollo. Fu mandata in orbita una capsula attrezzata, ma priva di equipaggio, per misurare la capacità del veicolo di bloccare le radiazioni. Si vide che l'esposizione a cui gli uomini si sarebbero trovati sottoposti equivaleva a quella di qualche radiografia medica e dunque perfettamente sopportabile. Inoltre, come spiegò lo stesso James Van Allen, le fasce non avvolgono interamente la Terra, ma formano una sorta di ciambella. A questo punto è sufficiente aggirarle o attraversarle adottando una traiettoria inclinata attraverso le zone meno intense, per ridurre al massimo l'esposizione, cosa che effettivamente hanno fatto tutte le missioni Apollo. E le pellicole fotografiche? Oltre a essere tenute dentro contenitori schermati, si trovavano per la maggior parte del tempo all'interno della capsula Apollo e dell'EM, che erano schermati dalle radiazioni. Alcuni complottisti, per dimostrare di avere ragione, hanno esposto alcune pellicole fotografiche direttamente ai raggi X, bombardandole con fasci enormemente più forti di quelli che le pellicole ricevettero realmente durante i viaggi lunari. Ma sulla Luna, diceva per esempio Bill Kaysing, le macchine fotografiche passano da più 100 gradi centigradi nelle zone esposte alla luce del sole a meno 100 gradi in quelle in ombra. Sarebbe uno stress termico insostenibile da qualunque delicata pellicola fotografica. Non è chiaro se affermazioni simili siano fatte in mala fede o in buona fede. Nel qual caso dimostrano, come spesso succede nelle teorie del complotto, un dilettantismo un po' imbarazzante per chi vorrebbe stravolgere fatti storici. Fatti storici che sono documentatissimi. Gli sbarchi lunari, infatti, avvennero poco dopo l'alba, quando le temperature erano lontane da questi estremi. Ma c'è un altro importante particolare. Le temperature di più 100 e meno 100 si riferiscono alla superficie della Luna. Non essendoci atmosfera, non c'è alcun modo per cui il calore del suolo possa essere trasmesso alle pellicole conservate nelle custodie metalliche che trasportavano gli astronauti, custodie dentro le quali peraltro c'era il vuoto. Pensate un po' a un thermos.
come fa il caffè al suo interno a conservarsi caldo in inverno o una bibita a restare fresca in piena estate? Per lo stesso identico principio, cioè quello del vuoto isolante, che nei thermos separa la superficie esterna esposta agli elementi da quella interna che contiene il liquido. Nel vuoto il calore non si propaga. In altre parole, la quantità di calore che le pellicole esposte al sole sulla Luna ricevevano era pressoché identica a quella che ricevono in una giornata di sole in alta montagna, visto che Terra e Luna sono praticamente alla stessa distanza dal Sole. No, dicono ancora i dubbiosi. I computer degli anni 60 erano troppo primitivi. Come avrebbero macchine così poco potenti potuto portare addirittura l'uomo sulla Luna? È vero che quei computer erano primitivi, ma non dovevano gestire montagne di dati, anzi avevano un unico scopo: serviva a programmare la navigazione. Per tutto il resto a bordo c'erano i tre migliori computer possibili, e cioè i cervelli degli astronauti, che infatti in tutti i momenti cruciali prendevano il comando manuale delle navicelle. Ma scusate, dicono ancora i dubbiosi, ma come si può pensare che un'astronave spaziale sia fatta di fogli di carta stagnola, come sembra essere il LEM? In realtà, quella è una coperta termica, proprio sul tipo di quelle che oggi usano gli sportivi o in caso di emergenze, che serve a proteggere il modulo e nasconde la normale struttura in metallo sottostante. Alcuni poi raccontano che esisterebbe la confessione filmata della vedova di Stanley Kubrick, che avrebbe confessato la montatura. In realtà, la signora Kubrick, così come l'astronauta Buzz Aldrin o l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, si prestarono nel 2002 per un documentario burla francese, Operazione Luna, in cui recitavano fingendo che l'allunaggio non fosse mai avvenuto. Poi ovviamente ridevano chiedendo se erano risultati credibili. I will repeat this. Where was I? We soon realized the whole thing was a hoax. We soon realized the whole thing was a hoax. Okay. You told me this was a high-class program. I thought this was a serious program. Good fun. Il programma fu realizzato proprio per dimostrare come non ci si può sempre fidare di quello che si vede, anche se a parlare sono personaggi autorevoli. Alcuni spezzoni però sono stati estrapolati in malafede e circolano ora sul web, dove si cerca di farli passare per autentiche confessioni. Ma cercando si trova anche il documentario completo, dove lo scherzo è lampante. Un'altra celebre burla è quella del Chuck sbagliato. È un filmato girato anche questo nel 2002 dall'agenzia pubblicitaria londinese The Viral Factory, una trovata per farsi conoscere, ma che oggi alcuni, per una volta, presentano come una prova di possibili riprese artefatte. One giant leap. Se lo sbarco sulla Luna è stato il successo che tutti quanti conosciamo, perché allora i primi astronauti tornati sulla Terra nelle foto sembrano tristi, quasi si sentissero colpevoli per l'inganno perpetrato ai danni del pubblico? Questo in realtà è uno stratagemma poco onesto, impiegato da chi vuole dare credito alle teorie del complotto. Quelle foto, infatti, che mostrano gli astronauti tenuti in quarantena per il timore di possibili germi lunari, riguardano un momento in cui il presidente Nixon fa un discorso molto serio, e anche gli astronauti, dunque, sono seri. Ma un istante dopo, come si vede dalle altre fotografie, scattate subito dopo quel momento, si mettono tutti a fare battute e anche gli astronauti ridono divertiti.
Anche la storia per cui gli astronauti andati sulla Luna non avrebbero mai rilasciato interviste o interventi pubblici a causa del senso di colpa è falsa. Nei 50 anni successivi sono intervenuti tantissime volte in TV, conferenze, convegni e hanno dimostrato tante volte un ottimo senso dell'umorismo. Questi sono loro, gli allegri nonnini che sono andati sulla Luna. Sono un po' gli space cowboys, quelli come quelli del film. Gente che ride, scherza, è aperta, disponibile, ha molta voglia di raccontare la propria esperienza, magari da un punto di vista più spirituale che tecnico. Ma allora, perché i potenti telescopi di cui disponiamo non riescono a vedere i LEM, cioè i moduli lunari che sono stati abbandonati sulla Luna, quando effettivamente le capsule con gli astronauti a bordo sono ripartite? Perché anche con il Very Large Telescope, il più potente telescopio sulla Terra, non è possibile vedere nulla. La sua risoluzione è di 0,017 secondi d'arco. Vuole dire che si riescono a vedere solo dettagli, si fa per dire, grandi 30 metri. Per vedere i LEM, quindi, dovremmo disporre di telescopi con una risoluzione 20 volte superiore. Ma per ora non esistono. Tuttavia, la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter nel 2011 si è avvicinata alla superficie lunare abbastanza per fotografare i siti degli atterraggi delle missioni Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Le immagini mostrano anche i segni sulla superficie e i percorsi realizzati quando gli astronauti hanno esplorato la superficie lunare. È un'animazione fatta da Roberto Baldassari, con il quale ho un debito immenso, che fa vedere, usando solo immagini reali, missate digitalmente, un viaggio immaginario verso la Luna, verso il Mare della Tranquillità, dove c'è un punto molto particolare, un luogo dove noi abbiamo lasciato una traccia molto speciale. In questo punto, che adesso non si vede perché siamo già confusi, non abbiamo più il senso della scala, non sappiamo se questi sono crateri da 50 metri, 50 chilometri, non sappiamo a che distanza siamo dalla superficie, ma ci stiamo avvicinando molto rapidamente a un punto ben preciso, quelle coordinate geografiche pubblicate dalla NASA, dove la NASA dice di aver piazzato i primi due uomini che hanno camminato su un altro corpo celeste nella storia dell'umanità. E se ingrandiamo ancora un po', usando quelle immagini di quella sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, che è ancora adesso in orbita intorno alla Luna, vediamo una cosa straordinaria. Vediamo che c'è un puntino bianco. Quella è la base del modulo lunare, che è rimasta sulla Luna, è ancora lì adesso. Un complottista, uno super scettico, non deve far altro che aprire il portafogli, finanziare una missione che vada verso la Luna con un piccolo telescopio e si fotografi quanto gli pare i luoghi degli allunaggi. Ci troverà questo. Non solo ci troverà la base del veicolo spaziale che è stata usata come rampa di lancio, ma ci troverà anche le scie dei passi degli astronauti. Sono ancora lì, dopo 50 anni, quella scia grigia che vedete che va verso quel cratere, quelle sono le impronte di Neil Armstrong che corre verso quell'unico cratere che ha il tempo di visitare. Ma se davvero siamo andati sulla Luna, perché non c'è mai tornato nessuno? In realtà, come dicevamo, tra il 1969 e il 72 ci sono state ben 6 missioni Apollo che hanno portato 12 uomini a camminare sulla Luna. Ma andare sulla Luna è difficile, a costi e rischi altissimi, che all'epoca erano giustificati dalla motivazione politica. L'obiettivo era arrivarci prima dei russi e dimostrare la superiorità tecnologica degli americani. Oggi quella motivazione manca, tuttavia ancora oggi l'interesse per l'esplorazione dello spazio si è risvegliato, per motivazioni questa volta di tipo economico, e la NASA ha già in preparazione la missione Artemis per riportare l'uomo sulla Luna nel 2024, un primo passo per iniziare a programmare una successiva spedizione su Marte. Si potrebbe continuare ancora a lungo in questo esame, ma ogni obiezione, che sembrerebbe a prima vista, in una maniera abbastanza superficiale, spiegabile solo con il complotto,
In realtà, come si è visto, trova sempre una risposta chiara e definitiva se si parla con autentici esperti e si prendono in esame i fatti e non le fantasie. Chi volesse soddisfare altre curiosità può scaricare gratuitamente il libro curato da Paolo Attivissimo. Luna? Sì, ci siamo andati. Sono centinaia di pagine in cui Paolo, riportando unicamente fatti verificabili e non opinioni personali come fanno abitualmente i teorici della cospirazione, risponde praticamente a tutti i dubbi. Tuttavia, c'è un'argomentazione che dovrebbe togliere ogni possibile dubbio. In quegli anni di guerra fredda c'era un'autentica corsa per la supremazia spaziale, di cui abbiamo detto, tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e tutti i più potenti strumenti, radar, ottici e radio, non solo quelli russi, ma anche quelli di tutti gli altri paesi nemici degli Stati Uniti, osservavano di continuo le missioni Apollo. Se ci fosse stato anche solo il sospetto di una mistificazione, si può stare certi che chi considerava l'America un nemico l'avrebbe dichiarato con particolare enfasi a tutto il mondo. Invece non solo non accadde, ma anche i sovietici, sportivamente, riconobbero che sulla Luna c'erano arrivati per primi gli americani. Ma c'è un ultimo aspetto che raramente viene preso in considerazione da chi immagina le possibili cospirazioni, ed è quello di chiedersi se, con le tecnologie cinematografiche dell'epoca, sarebbe stato veramente possibile simulare in maniera credibile l'allunaggio e tutte le immagini e i video realizzati durante quelle 6 missioni. E soprattutto, che cosa sarebbe stato veramente necessario per falsificare tutte quelle missioni. Paolo Attivissimo ha discusso nei dettagli questo problema ed è un'esposizione illuminante che vale la pena ascoltare per intero. Supponiamo che la CIA vada dai migliori esperti di effetti speciali dell'epoca e dica: sentite, fatemi la messa in scena dello sbarco sulla Luna. Va bene, che cosa serve? Questa è una lista della spesa. Allora, innanzitutto vi servono 12 razzi giganti, 12 Saturno 5, alti 111 metri. E quelli li devi far partire, cioè li devi costruire. E la gente dalla Florida li deve vedere nascere, volare verso lo spazio. Quindi quelli li devi fabbricare. E devono funzionare almeno abbastanza da dare l'illusione di andare nello spazio. Dopodiché ti servono 19.700 fotografie scattate nello spazio, di cui 6.500 spiccioli sulla Luna. Tutte da falsificare, tutte devono essere perfettamente coerenti, tutte devono essere a prova di tutto quello che verrà scoperto nei 50 anni successivi, perché sulla Luna lo sai già che ci torneranno non solo gli americani, ma ci torneranno i russi, i cinesi, gli indiani. Quindi ti serve che quelle foto siano perfettamente realistiche. Poi, giusto per fare una missione, devi generare 11.000 ore di audio, perché non ci sono solo le comunicazioni radio degli astronauti con la Terra, ma ci sono tutte le conversazioni dei tecnici al controllo missione che si parlano fra loro. Ci sono i pettegolezzi, tutto questo adesso è pubblico. C'è un sito bellissimo su internet, Apollo 11 in real time, che vi permette di ascoltare minuto per minuto tutte le conversazioni di tutti i canali audio di tutti i tecnici del controllo missione. Immaginate quello che scrive i copioni che diventa scemo, e questa è una missione, ne devi fare altre 6, altre 5, più quelle che poi sono andate solo in orbita intorno alla Luna. Devi generare non solo le fotografie, ma anche decine di ore di diretta televisiva. Lo sbarco sulla Luna lo devi mostrare alla gente. Puoi provare a registrarlo prima, ma se sbagli qualche cosa, se durante la messa in onda si inceppa il nastro, che fai? Sei completamente sgamato. Non solo la diretta televisiva, ma anche le riprese cinematografiche. A bordo dei veicoli spaziali ci sono delle cineprese, distinzione importante che adesso oggi si è un po' persa. La telecamera è quella, è un oggetto digitale che riprende su un supporto elettronico le immagini. La pellicola, la cinepresa, invece è un oggetto che riprende su un nastro di pellicola chimica che poi deve sviluppare. Beh, quella era sulla Luna, c'erano delle cineprese a colori che registravano quello che succedeva. Devi falsificare quelle, devi farle coerenti con le foto e devi farle coerenti con la diretta televisiva.
E a questo punto ho già cominciato a pensare al tecnico degli effetti speciali che si mette le mani nei capelli e dice: e come faccio a falsificare tutto questo? Di nascosto, non è che puoi fare un bando pubblico, salve, metti su Variety e dici: buongiorno, stiamo cercando i migliori tecnici di effetti speciali perché dobbiamo fingere di riprendere uno sbarco sulla Luna, guarda caso, nel momento in cui l'America annuncia di voler andare sulla Luna. Gli effetti speciali oltretutto sono continui, sono scene ininterrotte. Se voi esaminate le registrazioni, noterete che, a differenza di quello che succede al cinema, nel cinema tu nascondi il trucco facendo montaggio veloce. Cioè, quando, non so, Matt Damon deve dare un cazzotto a qualcuno, non glielo dà veramente, mi spiace darvi questa notizia, ma c'è un montaggio che permette di far vedere il gesto e poi l'inquadratura consente di mascherare il fatto che in realtà il cascatore non viene colpito dal pugno di Matt Damon. Devi fabbricare tutto questo materiale quindi in maniera diversa da quello dei film a effetti speciali tradizionali. Deve essere tutto continuo, senza pause, senza interruzioni che ti permetterebbero di nascondere i trucchi. Poi devi fabbricare anche tutta la documentazione tecnica, cioè il manuale, gli schemi tecnici, gli schemi ingegneristici, quelli la gente li vuol vedere, sono pubblici, anche quelli dovrebbero essere falsi, ma non solo falsi nel senso, beh, facciamo due disegni, dai, chi vuoi che se ne accorga. Poi quei disegni vengono esaminati dai tecnici. Quindi, se ci fossero dei difetti, degli inganni, ce ne accorgeremmo. Poi, fatto tutto questo, devi fingere che arrivino dei segnali radio dallo spazio profondo e dalla Luna. E non è solo una questione che dice, la NASA dice che arrivano questi segnali. Beh, se li inventano in casa, te la raccontano come vogliono. No, perché il resto del mondo è dotato di radiotelescopi che permettono di captare questi segnali. Quindi anche questo devi fabbricare. Devi fabbricare non solo le trasmissioni in voce, via radio, devi fabbricare anche la diretta televisiva, le dirette televisive fatte durante il viaggio verso la Luna e devi anche falsificare tutta la telemetria, cioè le informazioni che dal veicolo spaziale ti dicono in che condizioni è. Sono migliaia di dati che devono essere perfettamente coerenti. Quindi ti devi inventare a tavolino tutta questa storia. E poi devi trovare il modo di ingannare tutti gli osservatori astronomici del mondo, perché quando vai verso la Luna, non è che ci vai alla chetichella, ti vedono. Cioè, è come se io decidessi di uscire da questa sala, non ho poteri ninja, quindi mi vedreste uscire, mi vedreste attraversare il tappeto e andare fuori. Quindi, come fai a falsificare questa cosa? Dopodiché devi falsificare anche i reperti, perché sulla Luna ci vai, porti a casa dei sassi, quei sassi devono essere esaminabili da tutti i migliori geologi, cioè non li fai esaminare da un salumiere, li fai esaminare da un geologo che dice: ma la composizione isotopica è quella che mi aspetto, queste rocce sono state esposte alle condizioni della superficie lunare e corrisponde quello che osservo a quello che mi aspetto? Ci sono delle cose differenti, ci sono delle anomalie. Non è che puoi andare, che so, a prendere un sasso di fiume, lo spacchi in quattro pezzi, dici, è una roccia lunare, fidati. Quindi, tecnici di tutto il mondo possono ottenere dei campioni di rocce lunari ed esaminarle. Fino adesso, dopo 50 anni, nessuno ha ancora alzato la mano per dire, no, scusi, questo è falso. E poi devi, come abbiamo visto nelle conferenze dei giorni scorsi, devi inventarti dei computer di bordo che sono di altissima tecnologia per quei tempi e devi creare del software che li faccia funzionare, che sia perfettamente funzionante, che sia esaminabile. Noi oggi abbiamo la possibilità di ricostruire quei computer, di ricaricarci quel software e verificare che effettivamente funziona. Non puoi fingere, non è come nei film dove tu ti metti lì, c'è la console, c'è la tenente Ura che schiaccia un bottone, si attiva il teletrasporto, fanno le comunicazioni, fanno tutte queste cose. No, deve funzionare tutto. E poi c'è il problemino di come garantire il silenzio di tutti quelli che collaborano al progetto. Cioè, immaginate il servizio, non so, l'ufficio assunzioni della NASA, salve. Allora, noi adesso, lei è un ingegnere informatico, aeronautico, sì, bene. Allora, è disposto a partecipare a questo programma segreto in cui noi fingeremo di andare sulla Luna? Sì, bene. Tenga presente che le facciamo fuori i figli se apre bocca, eh? Ok. No, botola, sparisce. Cioè, come fai? Come fai il processo di selezione? Questo non si capisce. E poi deve fare tutto questo 6 volte. Charlie Duke, uno degli astronauti che ha camminato sulla Luna, alla fine risponde molto spesso ai complottisti dicendo una cosa molto semplice. Cioè, se vuoi fregare il mondo,
forse te la puoi cavare fregandolo una volta, ma fregarlo 6 volte di fila non ce la fai, prima o poi ti freghi da solo. L'astronauta Bill Anders, che faceva parte dell'equipaggio dell'Apollo 8, disse: «Siamo andati a esplorare la Luna, ma in realtà abbiamo scoperto la Terra». E al di là dei progressi tecnologici e delle scoperte scientifiche, è forse questo il regalo più grande che ci hanno fatto quegli intrepidi esploratori, che per primi nella storia dell'umanità si sono allontanati così tanto da casa. Ci hanno permesso per la prima volta di guardare dove viviamo, su una piccola biglia blu persa nel cosmo, bellissima e fragile, e forse, più che sforzarsi di inseguire inesistenti complotti, sarebbe molto più utile se tutti ci impegnassimo a proteggere il nostro pianeta, perché uno di riserva ancora non ce l'abbiamo. Perdonate se mi intrometto non invitato in questa trasmissione, ma ho pensato che fosse il luogo più adatto dove fare certe rivelazioni che altrove non sarebbero possibili. Io sono una persona molto metodica e precisa e non amo perdermi in troppe chiacchiere. E dunque, veniamo subito al punto. Sono qui per rivelarvi uno dei segreti meglio conservati del vostro, come lo chiamate, ammiraglio, Nostromo, insomma, ci siamo capiti. Non vi siete domandati, non vi siete accorti che vi ha coinvolti in questo gioco pericoloso da naviganti, in cui vi trovate magari a navigare per mari pericolosi, mossi dalla conoscenza, e non vi ha svelato la cosa più importante di tutte. Quale? Questa, naturalmente. Come si fa la barchetta di carta? E io sono qua apposta per spiegarvelo. Serve un foglio, naturalmente. Un foglio, si parte dal foglio, lo si piega. 1, 2 volte, 3, 4. Poi la si piega un'altra volta. Così. Facile, eh? Facile. Ed ecco che si piega 3 volte. Ed ecco qui. Vabbè, insomma, non è